Ciao! Oggi un nuovo video spesa, questa volta al DEM. La prima cosa che vi faccio vedere è che mi sono decisa a comprare solo perché era in offerta. A prezzo pieno mi sembra che venisse 5 euro e qualcosa, invece l'ho trovato in offerta 2 euro. E questo tempera verdure. Era da tanto che avrei voluto comprarlo, da tanti anni, però ogni volta rimandavo proprio perché per i vari tipi che riuscivo a trovare qua dove abito io, secondo me non valevano i soldi. Quando ho visto che costava così in sconto, ho detto proviamolo. Oltretutto ha tre tipi diversi, non è il classico, e quindi speriamo che regga, soprattutto perché ho visto che poi è abbastanza plasticoso, però mi sono convinta anche perché era nella confezione di carta e non era in celofanato, quindi ho detto ok, una plastica in meno. Come si vede anche dall'immagine, ci sono tre ripiani che possono essere utilizzati a seconda del tipo di taglio che vogliamo dare alla verdura. Si inserisce la verdura che può essere la zucchina, il cetriolo, la carota, la patata, cioè tutto ciò che si vuole utilizzare per renderlo a spirale oppure renderlo a spaghetti e si schiaccia. Quindi qua c'è il coperchio, ecco, e qua ci sono le varie lame. A seconda si utilizza quella che si vuole utilizzare. E poi all'interno del vasino, cadono le verdure tagliate. Non l'ho ancora provato, appunto, l'ho comprato sabato se non sbaglio, non l'ho ancora provato. Appena lo provo, magari ve lo faccio vedere anche in una ricetta. Spero che mi possa tornare utile, soprattutto per quelle ricette super veloci e per quando magari voglio mangiare bene, ma non ho voglia di stare ad accendere fornelli. Poi la solita confezione di fazzoletti che compro nella carta, da carta riciclata, appunto io compro o questa al DEM oppure quelle al Rewe che sono sempre da carta riciclata. Cercate di fare attenzione perché spesso e volentieri alcune marche li stanno facendo, però purtroppo fanno la parte interna, questa qua, in plastica. Avevo del cioccolato in casa, però poi ho visto questo. Era nuovo, ho detto vabbè, proviamo a vedere com'è. Perché sinceramente io compro il cioccolato fondente classico, a volte compro quello bianco al latte di soia per delle decorazioni particolari, per qualche torta particolare, eccetera, però comunque tengo solo quello fondente perché è anche il più economico. Appunto, ho preso questo perché è una versione nuova. Poi, siccome da quando utilizzo il percarbonato, il bicarbonato non lo compro quasi più, ho deciso di acquistarlo principalmente per qualche pulizia. Questa è una chicca. Allora, 2 o 3 anni fa al DM sono uscite queste creme, adesso non vedete nulla, sono uscite queste creme al cioccolato al cocco, però non c'erano in versione vegana. Quando ho visto però che sono uscite adesso sia alla vaniglia che al cioccolato nella versione vegana, ho voluto provarla. Sinceramente non penso che io la vada a riacquistare una volta finita, perché ne ho già provata un cucchiaino e non mi fa impazzire, non è quel qualcosa che proprio dici, oddio, non posso più farne a meno. Oltretutto costa molto di più rispetto alla crema di nocciole vegana. Giusto da tenere in casa, perché avendo la macchina per la pasta, devo dire la verità che non la sto più comprando, ho comprato 2 pacchi di pasta integrale, un pacco di farfalle e un pacco di spaghetti che però ho già iniziato. Un po' di creme. Allora, la crema di mandorle, ho preso questa qua scura perché ormai Greta è grande, quindi non c'è un problema. Non è un problema se acquisto questa qua. Quando era più piccolina preferivo prendere quella chiara proprio perché conteneva una quantità di fibre minore. Burro di arachidi, finalmente! Era tantissimo che non riuscivo a trovarlo perché non lo rifornivano più e non vedevo l'ora, perché comunque lo preferisco rispetto a quello di anacardi sopra i pancake oppure sopra i waffle. Ho comprato poi 2 di questi olietti qua profumati che io utilizzo sia per quando devo profumare magari i vestiti diluendoli nell'acqua e spruzzando i vestiti puliti quando poi devono asciugare sullo stendino, li utilizzo anche proprio per profumare le stanze oppure per i vari detersivi se poi dare una profumazione. Ricordiamoci che però sono idrorepellenti, quindi non si vanno a sciogliere nell'acqua. Ho preso questo qua alla vaniglia e questo qua che era nuovo al melograno, non lo so come possa essere. Li utilizzo anche quelle rare volte in cui uso l'asciugatrice, siccome non uso l'ammorbidente, quindi non vado a profumare i capi. Uso un panno in cotone, metto qualche goccia di questo olio nell'asciugatrice con la roba da vestire bagnata, così che la roba comunque, diciamo, sprigioni un po' di profumo. La farina di polenta che compro principalmente non per fare la polenta, devo dire la verità, perché non viene favolosa con questa farina che è praticamente istantanea, presumo. Non fa impazzire fare la polenta con questa farina, ho provato a farla, ma
lascia un po' a desiderare. Sì, non è cattivissima, ma più che altro appunto questa farina qua la utilizzo per impanare, perché rende tutto molto più croccante rispetto al pan grattato. Poi sapete che io utilizzo gli spazzolini in bambù da tanto tempo. Anni fa comprai gli spazzolini con la testina intercambiabile, che poi però purtroppo hanno tolto da tutti i supermercati della mia zona. Però nonostante comunque siano in bambù, diciamo che ci sono sia i pro che i contro. Nell'ultimo periodo ho visto che sono usciti questi spazzolini qua, questa versione qua, sempre in bambù, però con la testina ricambiabile, quindi praticamente la parte superiore si stacca e poi si ricicla solo quella, mentre il manico rimane. Ho proprio deciso di acquistarli con questo scopo, perché in questo modo si va a creare meno rifiuti. Poi ho preso due confezioni di questi fiocchi qua di quinoa e amaranto soffiati. Li compro principalmente per le granole o anche qui per andare ad impanare il tofu, per fare i legumi croccanti. Mi durano parecchio, purtroppo nel mio paesino non ci sono negozi sfusi, quindi quando riesco a trovare il mercato che ha a disposizione tutta la verdura e la frutta sfusa, la compro lì. Queste cose devo sicuramente fare riferimento a tutto ciò che è imbustato. Anche questi appunto sono i fiocchi di soia e li utilizzo un po' ovunque. Chi mi segue su Instagram lo vede nelle varie ricette. Poi ho comprato queste caramelline qua, che sono quelle che compro nell'ultimo periodo. Prima compravo le gomme di questa marca, perché sono vegane, non contengono microplastiche, perché fate attenzione, anche le gomme da masticare contengono plastica. E appunto, però, siccome costano un pochino di più le gomme e ce ne sono meno, hanno fatto uscire queste caramelline, sono davvero buone, quindi me le tengo sempre in borsa quando magari mi vengono quegli attacchi. Ho ricaricato gli acquisti per quanto riguarda shampoo, balsamo, eccetera. Ho comprato infatti questo shampoo qua, che non avevo ancora mai provato. Ok, è per capelli colorati, però sia su Yuka che sull'altra applicazione che utilizzo per vedere se ci sono microplastiche all'interno, magari vi lascio i link per scaricare le applicazioni nell'info box e nel primo commento. Sono davvero ottimi come definizione in tutti quanti gli ambiti, sia per quanto riguarda le microplastiche che per quanto riguarda gli ingredienti, ed è migliore rispetto ad altri della stessa marca. Ho comprato allora questo qua, è un bagnoschiuma, è nuovo, non l'avevo mai trovato, costava un pochino meno rispetto agli altri e anche questo non contiene microplastiche, in cartone, è abbastanza grande il panetto, 100 grammi, quindi comunque spero che duri abbastanza. Non so se sia solido poi effettivamente una volta bagnato, perché spesso ci sono questi panetti che sembrano convenienti però poi si sciolgono in fretta. Per quanto riguarda invece lo struccaggio, siccome sto finendo il mio sapone per struccarmi, ho provato sempre questo qua, che anche questo è nuovo. Devo dire la verità che l'avevo trovato un po' di tempo fa, poi non l'avevo più visto, avevo comprato altri, ma mi ero trovata molto bene, e quindi spero che anche questa volta non mi dia particolare problema. Devo dire la verità che mi trovo davvero molto bene da quando utilizzo i saponi solidi, anche proprio per lo struccaggio. Assicuratevi però che non siano delle semplici saponette per mani, ma che siano proprio adatte al viso e che siano nate con quella funzione. Anche qua altre due saponette per le mani, compro queste qua proprio perché sono le più economiche e alla fine non è che mi interessa che abbiano un profumo particolare. Su Instagram ad esempio vi ho parlato delle microplastiche e vi ho detto che tramite un reportage sono riusciti a capire che molti prodotti che noi utilizziamo per quanto riguarda il make up contengono davvero una quantità infinita di microplastiche. Tra questi ci sono i mascara. Avevo fatto la prova con un mascara che avevo in casa ed effettivamente tramite l'applicazione mi diceva proprio che conteneva microplastiche, quindi lì al DM mi sono messa a scartabellare tra tutti quelli che trovavo e ho scoperto tramite quell'applicazione lì che invece questo qua non le contiene, quindi l'ho comprato, è vegano e non contiene microplastiche. Stessa cosa per quanto riguarda anche questa matita per le sopracciglia, mi è andata bene perché è quella che utilizzo. Elias è quello che più ancora di lontano ci possa essere rispetto allo zero waste, però gli ho comprato questo deodorante qua nella boccettina di vetro riciclabile di Alverde, perché alla fine appunto è quello
a livello di packaging migliore. Ok, siamo arrivati alla fine praticamente. Allora, ho comprato questo deodorante qua perché 2 o 3 mesi fa avevo comprato un'altra versione di un'altra marca che magari vi metto qui, con cui non mi sono trovata bene. Le prime settimane mi sembrava che fosse valido, invece poi, oltre che la pasta rimane quasi granulosa sotto le ascelle, spesso magari può macchiare le maglie, poi proprio non mi piace la consistenza che rimane e oltretutto non dura quasi nulla. Io l'avevo scelto principalmente per il packaging, perché era completamente in carta e quindi riciclabile facilmente rispetto anche al vetro, perché il vetro comunque deve raggiungere delle temperature alte, quindi le emissioni, diciamo che appunto, come dico sempre, magari spesso consumare anche tanto vetro il gioco non vale la candela. L'ho finito, lo sto quasi finendo. Per non rimanere senza, mi sono ritrovata lì davanti allo scaffale. Sono usciti alcuni nuovi. Quindi, quando ho visto poi che c'era questo qua di Ben e Anna, che è una marca con cui mi trovo benissimo. Ah, di cui ho comprato anche il dentifricio, però ce l'ho in bagno. Però vabbè, il dentifricio ve lo metto anche questo magari come foto. Mi trovo molto bene con quello e quindi ho voluto provarlo. Costava un pochino di più rispetto all'altro, però è completamente riciclabile, proprio perché appunto è in alluminio. E dentro è una pasta molto più solida rispetto a tutti quelli che io ho provato fino ad adesso. L'ho provato sabato e mi sono trovata molto bene. L'odore è davvero super naturale, si sente che è un qualcosa di naturale con niente di finto dentro e al limone. Devo dire la verità che ha trattenuto parecchio, quindi non lo so, ancora l'ho provato solo 2 volte, ma vi farò sapere. Poi per la crema per il corpo, io non sono molto da crema per il corpo, però una in casa cerco sempre di tenerla. È uscita nuova questa qua di Balea, che è appunto una crema solida, è un corpo per un burro corpo solido, e costava poco, è vegano, non testato, in cartone, quindi ho voluto provare a comprarlo. Allora, l'odore è molto buono. Dall'applicazione mi diceva che comunque a livello di ingredienti c'eravamo, non erano particolarmente dannosi, c'erano solo degli allergeni, però quelli ce li hanno quasi tutti. Sì, è molto morbido, anche questo non l'ho ancora mai provato, questa è la prima volta che provo a mettermelo sul braccio, vediamo come mi ci trovo. L'unica cosa di queste cose qua è che io non ho costanza nel mettermi la crema, cioè io mi scoccio. Mi sembra di avervi fatto vedere tutto. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto conoscere magari qualche prodotto nuovo, di avervi anche incuriosito verso un'alternativa zero waste. Fatemi sapere sotto appunto se voi avete anche cambiato qualcosa nella vostra routine per quanto riguarda la cura della persona o anche la casa. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!